Ciao Dapsim, credo sia doveroso fare un approfondimento su questo giocatore, Ahmed Junior Traoré. Ma prima un piccolo suggerimento. Il tifo è spesso una passione molto costosa. Hai mai pensato di mettere da parte un gruzzoletto? Io lo sto già facendo grazie a Gimme 5, la prima app che ti consente di mettere da parte un po' dei tuoi soldi ogni volta che vuoi con un semplice tocco sul tuo smartphone. Come funziona? Una volta al mese la somma che hai risparmiato viene investita, mediante bonifico bancario o RID, nel fondo prescelto, che è diversificato in base al rischio che sei disposto ad accettare. In ogni momento puoi aggiungere altro risparmio o rimborsare quello che è stato già investito. Così puoi crearti un bel gruzzoletto che ti potrà essere utile in futuro, magari per andare all'Allianz Stadium. Il tutto partendo da soli 5 euro. Puoi infatti sfruttare il promo code JUVE5 per avere un welcome bonus del valore di 5 euro. Per utilizzarlo ti basta scaricare l'app dalla descrizione sotto questo video, accedere, inserire il promo code e completare la procedura di sottoscrizione, aspettando poi i tempi tecnici di attivazione dell'app. Dopodiché il tuo welcome bonus da 5 euro sarà attivo sul tuo account e potrai aggiungere altri risparmi o rimborsare quanto hai già. Gimme 5! È un giocatore dell'Empoli, è sempre stato dell'Empoli e in questa stagione in Serie A direi che si è distinto veramente, veramente alla grande. È uno degli astri nascenti del calcio in Italia, anche se non è italiano, e veramente da lui ci si aspettano grandi cose. Ha fatto diverse partite importanti, anche in situazioni importanti, non ultima l'ultima di domenica scorsa, 26 maggio, al San Siro. Ha anche fatto gol, ha rischiato seriamente di salvare l'Empoli all'ultima giornata e stiamo parlando di un ragazzo che ha 19 anni. Perché dobbiamo parlare di Traoré? Dobbiamo parlarne appunto, ripeto, non so neanche se l'ho pronunciato bene, Ahmed. Comunque è un ivoriano, Costa d'Avorio. Dobbiamo parlarne perché sicuramente si parlerà tanto di lui nell'avvenire e ne parliamo anche perché la Juventus ha mostrato un forte interesse per questo giocatore. Parliamo di un centrocampista che sa fare praticamente tutti i ruoli, principalmente in carriera, anche se di carriera possiamo parlarne poco, perché ha neanche 100 presenze ufficiali a livello quindi di calcio professionistico, ha giocato sia centrocampista centrale, quindi diciamo mezzala, sia trequartista, ma anche centrocampista sinistro, centrocampista destro, mediano, alla destra e seconda punta. Insomma, a centrocampo sa giocare veramente dappertutto e comunque anche il modo in cui gioca suggerisce per lui una definizione, una descrizione di giocatore veramente dinamico, veramente eclettico, veramente esplosivo, al quale manca sicuramente l'esperienza, manca sicuramente un buon tasso di crescita e di miglioramento di qui in avanti, ma ha tutti gli strumenti per acquisirlo, ma non manca, diciamo, tutto quello che serve come bagaglio per essere già in partenza un giocatore tendenzialmente completo. Andiamo allora a vedere i dettagli. Traoré è nato il 16 febbraio 2000, è un millennial, ha quindi compiuto da poco 19 anni, nazionale Costa d'Avorio, è sempre stato all'Empoli fin dai suoi primissimi esordi e ha fatto molta primavera con l'Empoli, ha un contratto con l'Empoli in scadenza nel 2022 ed attualmente fa registrare secondo Transfermarkt una valutazione di mercato che si assesta sui 7 milioni di euro. Secondo me molto presto andrà al rialzo. È tra l'altro ambidestro, un dato da sottolineare perché sono pochi i centrocampisti ambidestri nel mondo ed è un valore aggiunto clamoroso perché il centrocampista al centro del campo meglio sa usare entrambi i piedi, meglio è per lo sviluppo del gioco, perché a centrocampo non è come quando stai sulla fascia che puoi affidarti ad un piede solo in maniera più semplice. Dicevo già della varietà di ruoli che sa ricoprire. A livello di statistiche possiamo dire che ha collezionato fin qui 32 presenze in Serie A condite da 2 gol e 2 assist in questa stagione, chiaramente perché l'Empoli l'anno scorso era in Serie B, 10 presenze in Serie B proprio l'anno scorso, quindi quando si alternava tra primavera e prima squadra, e anche una presenza quest'anno in Coppa Italia. In entrambi i casi B e Coppa Italia nessun gol, nessun assist. In Serie A quest'anno pecca un pochino Traoré per quanto riguarda i duelli aerei, anche se dal punto di vista fisico sta messo molto bene, ma fa registrare in fase difensiva 2,1 contrasti a partita, un intercetto a partita, 1,2 falli. Ci sta che possa essere abbastanza falloso un ragazzino, un giovane molto dinamico come lui, e forse troppi dribbling subiti, 1,4 dribbling subiti a partita. Però va considerato che l'Empoli è una squadra che doveva salvarsi ed è retrocessa, ed è comunque lo stesso Traoré, un giocatore, dicevo, veramente molto
molto dinamico, molto esplosivo, che quindi, diciamo, non si trattiene, non ha ancora nel suo bagaglio tecnico, qualitativo, quelle nozioni anche di tattica posizionale che dovrà acquisire con il tempo. A livello di costruzione di gioco fa registrare 0,8 chi passa a partita, e non è assolutamente poca cosa, 79,2% di precisione nei passaggi in tutta la stagione, 1,6 passaggi lunghi a partita e 0,1 filtranti. Alla fine i filtranti sono sempre 0,1-0,2 per molti giocatori, quindi non è facile anche tracciare una differenza a livello di qualità di espressione di gioco. Per la fase offensiva invece segnaliamo 1,4 tiri a partita, quindi oltre a far tirare i compagni tira pure parecchio pure lui, spesso da fuori area, 1,3 dribbling effettuati a partita, ed è un numero interessante, 1,5 contrasti subiti. Su questo deve e può migliorare, nel senso, non è neanche un numero malvagio, però può abbassare questo numero di contrasti subiti, cioè di contrasti persi a livello di fase offensiva, e 1,4 palle perse è un numero che sicuramente Traoré migliorerà, ed è molto molto incoraggiante, perché ci sono giocatori ritenuti più forti di lui che perdono più palloni a partita, lui invece ne perde di meno. Comunque è un centrocampista e quindi deve perdere molti meno palloni rispetto a quanto ne perdano gli attaccanti. Che tipo di giocatore è? Che cosa sa fare? È un giocatore molto veloce che sa aggredire moltissimo lo spazio e il campo aperto. Appena prende il pallone va in campo aperto, in verticale, con grande velocità, e quindi è molto difficile prenderlo. Ha un elevato tasso di pericolosità, inevitabilmente, per i dati che vi ho letto, ma anche perché con la velocità che ha riesce a coprire ampie zone di campo in breve tempo, e quindi a trasformare facilmente l'azione da difensiva in offensiva, e ha anche un buon piede. Infatti è bravo anche nella visione di gioco. Non pochi, come vi leggevo, sono stati i suoi passaggi lunghi nel corso della stagione, 1,6 a partita significa tanto comunque, e quindi è uno che sa anche a un certo punto fermarsi, alzare la testa e mandare il compagno verso la porta, o comunque smistare il pallone sulla fascia con un buon tocco di palla lungo. È molto bravo nel ripiegamento, questo è un dato aggiunto, perché molto spesso si pensa dei centrocampisti eclettici che non sappiano difendere, molto dinamici, che magari possono avere delle pecche in fase difensiva perché hanno questa tendenza a farsi trasportare in avanti. Traoré non è questo centrocampista, perché è molto molto bravo nel ripiegamento, quindi sa correre anche all'indietro e sa recuperare ottimamente il pallone, è veramente molto dinamico anche in questa fase. Ha anche un buon senso della posizione, ovviamente da migliorare, dato dal fatto che è molto bravo a ritornare nei ranghi una volta che ha recuperato il pallone e magari è stato già perso nuovamente dalla sua squadra, situazione alla quale ha dovuto abituarsi, perché l'Empoli non è assolutamente una squadra di possesso palla, o comunque non è la migliore da questo punto di vista. E soprattutto direi di sottolineare il fatto che Traoré è un ottimo giocatore per le ripartenze e per i contropiedi, ma non solo quelli che fai, anche quelli che subisci, perché appunto avendo questa buon senso della posizione e grande velocità in entrambi i versi, sa anche fronteggiare il contropiede, la ripartenza avversaria. Quindi se metti praticamente Traoré sulla mediana nel momento in cui vai a costruire l'azione in attacco, quindi gli fai impostare l'azione all'inizio, prende palla quando sei in fase difensiva, recupera il primo pallone, fa il primo la prima impostazione, il primo passaggio in avanti, supera la metà campo, dopodiché si va a costruire una azione d'attacco abbastanza articolata, lui a quel punto può restare più arretrato, perché se il pallone fuoriesce dall'area avversaria c'è lui che è pronto ad evitare la ripartenza dei giocatori avversari. È molto molto bravo in questo. Questi sono i dati per quanto riguarda Traoré. Vi ho detto un po' meno, più o meno a 360 gradi, che giocatore è. Dal punto di vista del mercato, la Juventus è fortemente interessata a Traoré. Il fatto che l'Empoli sia retrocesso può aiutare, ma non troppo, perché è un giocatore molto attenzionato anche all'estero, e ovviamente non verrebbe a fare il titolare alla Juventus. Si parla eventualmente di un acquisto per girarlo poi in prestito al Sassuolo o al Genoa o all'Atalanta. Io preferirei all'Atalanta, perché con Gasperini andrebbe tra l'altro a fare la Champions, quindi sarebbe veramente pazzesco, e credo che possa fare molti minuti da titolare nell'Atalanta di Gasperini, perché Gasperini è un allenatore molto intelligente che questi giocatori giovani sa valorizzare, lo ha ampiamente dimostrato. Ma soprattutto Traoré non è uno al quale deve dimostrare tanto per essere titolare, cioè 32 presenze in Serie A, al suo esordio in Serie A con questi numeri significa che il giocatore è praticamente pronto, non è pronto per la Juventus ma per una squadra
di medio-alta classifica di Serie A? Assolutamente sì. Tra l'altro, voglio a questo punto fare i complimenti all'Empoli perché scovare questi gioielli non è assolutamente facile ed è un ulteriore motivo per il quale è un grosso rammarico che l'Empoli sia retrocesso all'esito di questa Serie A. Questo è tutto quello che dovevo dirvi. Aspetteremo i risvolti di mercato per quanto riguarda Ahmed Junior Traoré, al quale auguriamo un futuro radioso, magari proprio con la maglia della Juventus. E allora ci vediamo nei commenti per le vostre considerazioni. Passate in descrizione dove trovate al primo link, al secondo link, anzi, il mio sito avsim.video, dove poter contattarmi in privato e chattare con me. Seguitemi anche su tutti i social, in particolare su Instagram. Like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video che usciranno. Grazie, a presto e sempre forza Juve!